Allora, eccoci con Roberto Carta, storico allenatore dell'Ansicora. Mister, a quanti scudetti siamo arrivati con l'ultimo della femminile? È una domanda trabocchetto perché non ho fatto i conti. Credo, mi ricordo quelli vinti da giocatore, sicuramente sono 5 Prato e 2 Indoor. Come allenatore non arriverò, non so, compresi quelli da giocatore, una ventina, tra maschile e femminile ovviamente, e Indoor e Prato, quindi insomma tante finali, quindi una buona carriera diciamo sportiva. Scudetto dell'Ansicora femminile che mancava da 28 anni, un'emozione particolare, una soddisfazione o cos'altro? No, sicuramente è un'emozione particolare perché la sezione femminile praticamente, cioè io ero giovanissimo, però è nata anche con me perché io ero un istruttore, nata direttamente come squadra senior, anche se le ragazze ovviamente erano molto giovani perché non c'era ancora il settore giovanile. Noi siamo nati direttamente come squadra senior e io ero uno degli istruttori, quindi posso dire praticamente di averla vista, nascere. Quindi è un'emozione particolare, aver vinto l'ultimo scudetto 28 anni fa. Essere andato via per un po' di anni perché allenavo la maschile, poi la nazionale, quindi per anni non ho potuto più allenare squadre di club e tornare e vincere dopo 28 anni ovviamente è una Qualche ragazza che si è distinta particolarmente, alla quale si deve un po' di più questo scudetto, oppure è stato più un merito di tutta la squadra nel suo insieme? No, beh, ma vincere, cioè, non sono frasi a effetto oppure scontate, cioè per vincere, diciamo, campionati italiani o comunque competizioni molto importanti, vince sempre la squadra, quindi deve essere assolutamente tutta la squadra che gioca al massimo. È molto importante portare a livello proprio le giocatrici. Noi parliamo qui, avevamo 3-4 straniere, comprese quelle ragazze che stanno facendo il residenziale a Roma perché si stanno per qualificare, insomma, alle Olimpiadi, c'hanno un ultimo passaggio, speriamo bene anche per loro. E quindi per vincere bisogna portare a livello le altre giocatrici, quindi non c'è una giocatrice che ha dato più di un'altra, cioè ognuna ha fatto il suo ruolo. Ovviamente ci sono quelle giocatrici che sono semiprofessioniste, per cui devono fare magari l'attaccante, deve fare il gol, quindi è il suo mestiere, ma insomma ognuna ha fatto il suo dovere, quindi non mi viene in mente nessuno in particolare, ma mi vengono in mente tutte insieme, perché comunque così si vince. Ci si lamenta spesso che i cosiddetti sport minori attirano meno attenzione da parte degli organi di stampa e tutto il resto. Oggi l'Ansicora festeggia uno scudetto, c'è ancora tanto da lavorare dal punto di vista dell'informazione per la valorizzazione di risultati di livello nazionale. Eh sì, a noi dispiace un po' che l'hockey, almeno qui in Italia, sia un po' sottovalutato come sport di squadra, perché comunque come tutti gli sport, e soprattutto di squadra, sono molto belli perché fanno comunque crescere le persone, fanno dialogare tra le persone, essere in gruppo è sempre una cosa molto importante, molto bella, distoglie da tante diciamo, distrazioni che ci possono essere adesso nella vita di tutti i giorni, che non è molto facile, tra parentesi, per cui a noi piacerebbe ovviamente che ci fosse un attimino più di attenzione. Comunque io da allenatore sono contento di quello che faccio, dei ragazzi che alleno, delle ragazze, cerco di insegnargli anche valori che possono essere importanti anche nella vita di tutti i giorni. Ogni volta che ci riesco per me è un piacere, al di là di quello che può essere la pubblicità che poi viene fatta alla persona o addirittura alla squadra. Passiamo un attimo al campionato maschile. Sabato si è disputata la penultima giornata. L'Ansicora adesso è matematicamente testa di serie ai playoff. I playoff scudetto si giocheranno proprio allo stadio Ansicora all'inizio di giugno. Sarà questa una spinta in più per la squadra maschile dopo qualche anno che i playoff si giocavano fuori casa? Ma indubbiamente sarebbe
assurdo negare che giocare in casa ti dà comunque un piccolo vantaggio, intanto per, ovviamente per i supporter che fanno tifo e cosa, ma anche il fatto di conoscere l'ambiente che ci circonda, cioè sapere esattamente dove stiamo giocando e dove ci alleniamo, ci stiamo allenando da anni, è un vantaggio, sapere conoscere il campo, ecco, sono tutte le piccole cose che ti danno un vantaggio. Ovviamente c'è un po' di pressione, ci sarà un po' di pressione, perché non è mai facile dover giocare in casa davanti magari ai tuoi parenti, a tuo padre, ai tuoi amici, e l'abbiamo visto lo scorso anno che abbiamo faticato con una squadra che non aveva più niente da chiedere, scusa, 2 anni fa, e stavamo perdendo addirittura di 2 gol a un paio di minuti dalla fine, poi c'è stato un miracolo e insomma siamo riusciti a riportare questo titolo qui in Sardegna. Sarà difficile, però ormai noi siamo cresciuti tanto, negli ultimi 2-3 anni siamo cresciuti, quindi siamo consapevoli che non sarà facile, ma siamo in grado comunque di giocarcela con chiunque, e così sarà. Non abbiamo neanche delle preferenze di scelta con cui giocare, quindi aspettiamo l'ultima giornata per vedere chi ci toccherà tra le due che saranno al terzo e al quarto posto, perché presumibilmente noi e il Bra siamo già qualificati, per cui non sappiamo ancora quali saranno gli altri due, perché c'è un attimino di battaglia per gli altri due posti. Ultima domanda da sportivo cagliaritano. In questi anni si sono viste diverse manifestazioni nazionali e internazionali svolte a Cagliari, l'anno scorso ricordiamo l'importante appuntamento hockeyistico internazionale che si è disputato proprio allo Stadio Ansicora, qualche mese più tardi al Palazzetto dello Sport abbiamo visto la nazionale italiana che ha affrontato in match di qualificazione all'Europeo. Quest'anno vedremo sempre in casa Ansicora prima la Coppa Europa dei 10.000 metri il 6 giugno e la settimana successiva appunto i playoff scudetto. Quanto sono utili queste manifestazioni per la crescita del movimento sportivo sardo in generale? Ma sono utilissime ovviamente, perché sono eccellenze della Sardegna. La Sardegna, così sappiamo benissimo, non è solo sole, mare, mangiare bene o quant'altro, è anche manifestazioni sportive molto importanti che comunque fanno conoscere la Sardegna in giro per il mondo. E certo, non è facile riuscire a poi a trasformare tutto questo in vantaggi per manifestazioni sportive, però credo che negli ultimi anni ci stiamo muovendo bene cercando di organizzare queste manifestazioni. In effetti l'anno scorso noi abbiamo organizzato la Coppa dei Campioni, qui è stato un bel successo, ma ho visto che anche tante altre manifestazioni che ci sono state nell'ultimo periodo sono state molto belle, ho letto delle dichiarazioni molto positive sull'alloggio, sulle corse per esempio che sono state fatte in luoghi magnifici e quindi credo che questo debba aiutare il movimento sportivo a crescere, e comunque chi ha le possibilità di far sì che questo succeda, che ci dia una mano d'aiuto a organizzarne sempre di più.